L'attimo dopo l'addio, questo è A&J, il tappeto musicale di Daniel Silvestri. Vabbè il beat, vabbè la strumentale, vabbè la base, vabbè vai. Mi sento male, sto sdraiato sul letto. Oggi è domenica e fuori c'è un tempo perfetto. Non c'è nessuno di più crudele di Dio. Con sto peso addosso nessuno uscirebbe al posto mio. Cielo azzurro ed è inverno, gli oggetti parlano. Rileggo i suoi messaggi 100 volte ma non cambiano. Nessuno vuole uscire ma non è che mi illudo. Lo so che chi mi amico qui è per quello che so fare in studio. Lo so che esagero ma il panorama è tragico. Quando realizzo che un pezzo di me è morto in un attimo. Tutte chiacchiere sparite col 2012. Note codici, la mia vita non andrà a rotoli. Perché lei è convinta di essere nel giusto, facendo finta per mesi che fosse ancora tutto a posto. Ed ora le risparmio anche il mio disgusto. Perché dopo 7 anni so che in realtà non la conosco. Non dovrebbe fare male questo addio. A conti fatti chi ci perde sei tu, non certo io. So che quando ti dicono fa male tu non ci credi. Finché non ci sei dentro e non ti reggi più in piedi. Hanno ragione, è peggio di ciò che temevo. Ricordo solo i bei momenti, altro non vedo. Fatico a rispondere se mi chiedi come va. Fatico a respirare se mi chiedi come sta. È tutto un chiudersi se stesso in bagno. Piangere finché ristagno. E sgocciolando dalle scarpe mi incammino. La metà non la so, le risposte a ste domande la metà non le so. Non mangio più e non ho fame. Volevo solamente stare bene a fianco a lei, invecchiare insieme a lei. E se si trova un infame che la tratterà male, se li vedessi insieme cosa farei?